Cari amici delle recensioni cinematografiche del Ganzino, ben ritrovati, un saluto a tutti quanti voi, grazie per iscrivervi a questo canale e per condividere questo video. Fra i più grandi musical della storia del cinema, sto parlando del film Sognando a New York, In the Heights, visto a Pisa il 22 luglio alla multisala Odeon alle ore 21, con quattro spettatori presenti, per la durata di 2 ore e 23 minuti, senza interruzione. Proiettato in modalità widescreen di genere musical, cui do il giudizio di perfetto e stupendo. Usnavi de la Vega è un giovane ragazzo latinoamericano che vive e lavora nel suo quartiere di Washington Heights, che per lui è tutto. Desidera però di ritornare nel suo paese, la Repubblica Dominicana. Sta per farlo, ma qualcosa di incredibilmente strano accadrà. Un nuovo musical diretto da John Chi, già autore dei sequel di Step Up, che tanto successo hanno riscosso fra i neo millennials, e l'attore protagonista è ben conosciuto a Broadway, quindi un binomio che ben si unisce e si combina e che dà vita a questa favola musicale e sentimentale d'appartenenza, che un po' ricorda il film capolavoro West Side Story, dove nelle metropoli USA vivono immigrati latinoamericani da più generazioni. Questo film, come Grease e tanti altri, è stato un musical di grande successo a Broadway, che finalmente approda sul grande schermo. Coreografia e canzoni sono una migliore dell'altra, soprattutto le canzoni ben uniscono il genere rap a quello sentimentale, e le 2 ore e 23 minuti della durata del film volano via, che è una meraviglia. Un doppiaggio degli effetti speciali ottimi, una colonna sonora e una trama stupenda, una location, una regia perfetta, un'interpretazione attori magnifica, montaggio e sequenze anche perfetti, fanno sì che il film è da vedere perché ne vale il prezzo del biglietto. E non mi meraviglierei qualche Oscar per qualche miglior canzone e anche come in altre categorie. Bene, amici, è tutto, alle prossime.